Benvenuto, benvenuta. Io sono Stefano Palmisano, questo è il mio canale, il canale che ti racconta il diritto ambientale e dell'economia circolare. Il 9 marzo scorso abbiamo iniziato il Master in diritto ambientale e dell'economia circolare, organizzato da Ascari Academy di Londra. Ho tenuto la mia prima lezione dedicata ai reati di omessa bonifica. Alla fine della lezione, come spesso accade, ci sono state molte domande da parte dei moltissimi partecipanti, domande a cui purtroppo non ho potuto rispondere semplicemente perché era scaduto il tempo a nostra disposizione. Avevo però, garantito alle persone presenti che avrei in qualche modo provato a rispondere alle loro questioni ed eccomi qui. Le promesse e i patti si rispettano e quindi cerchiamo di dare una risposta, anche se molto sintetica, alle più significative questioni che mi sono state poste dai partecipanti, da alcuni dei partecipanti alla lezione. Le questioni più che altro che penso possano essere di interesse, se non di tutti, di tanti. Così dare una risposta pubblica magari può essere utile anche ad altre persone. La prima questione che mi viene posta è la seguente. Indagini preliminari vanno comunicate agli enti prima dell'inizio. La persona si riferisce evidentemente alle indagini preliminari previste dall'articolo 242 del cosiddetto testo unico ambientale, più precisamente il decreto legislativo 152 del 2006, indagini preliminari che devono seguire l'evento, il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, quindi di un evento potenzialmente inquinante. Indagini che devono essere effettuate da parte del responsabile del fatto. Orbene, la norma, pur non essendo chiarissima nella sua formulazione letterale su questa questione specifica, quella che è stata oggetto della domanda, penso però che possa essere, anzi che debba essere interpretata nel senso più, diciamo, largo e cautelativo possibile per il diretto interessato. E come sempre in questi casi, meglio fare una cosa in più, anche se apparentemente non sembra essere oggetto di una specifica previsione, di uno specifico obbligo di legge, che una cosa in meno. Come dire, è tutta salute da un punto di vista di possibili conseguenze negative legali che possono scaturirne. Per cui alla domanda che mi è stata posta sul punto, penso che possa rispondersi interpretando in maniera estensiva l'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 242. E affermando quindi che già dalla fase dell'inizio dell'indagine preliminare, quindi prima che si inizi l'indagine stessa, è certamente il caso che il diretto interessato ne dia adeguata comunicazione a tutti gli enti preposti, da quelli locali ai carabinieri ambientali, ai vari enti di tutela dell'ambiente e della salute, ARPA, eccetera, che dovessero essere potenzialmente interessati al fatto. La norma, lo sottolineo, afferma questo obbligo con particolare ed espresso riferimento all'esito dell'indagine preliminare e al conseguente ripristino della zona contaminata ove l'indagine non abbia permesso di accertare il superamento delle cosiddette CSC, concentrazioni soglia di contaminazione. Però, ripeto, interpretando in maniera estensiva e cautelativa quella previsione di legge, quell'obbligo di legge, è bene che il diretto interessato comunichi da subito, in modo adeguato alle autorità preposte, già il mero inizio dell'indagine preliminare successivo all'evento potenzialmente inquinante. La seconda domanda
che mi si pone riguarda il ruolo del proprietario del terreno. Più precisamente mi si chiede: se accade un evento di potenziale inquinamento di un terreno, quali sono le conseguenze per il proprietario non responsabile del fatto? Allora, qui, siccome la domanda è molto ampia, come dire, occorrerebbe un tempo per rispondere che non abbiamo, e certamente non è questa la sede, io opterei per considerare una ipotetica conseguenza in particolare. Se più precisamente il proprietario non responsabile del fatto non comunica alle autorità preposte il verificarsi dell'evento potenzialmente contaminante, commette il reato previsto dall'articolo 257 del testo unico. Sul punto la Cassazione è stata chiara: no, non lo commette, perché l'obbligo di immediata comunicazione previsto dall'articolo 242, primo comma, alle autorità preposte riguarda esclusivamente il responsabile del fatto, non anche il proprietario del terreno che non abbia concorso in alcun modo al fatto stesso. Quindi a questa domanda la risposta è, relativamente a quest'ipotesi specifica, di conseguenza che al proprietario certamente non occorreranno conseguenze di natura penale dall'eventuale mancata immediata comunicazione alle autorità preposte del fatto potenzialmente inquinante, a condizione, ripeto e sottolineo, che il proprietario non abbia avuto alcun ruolo nell'evento stesso. Mi si chiede inoltre come si distingue fra inquinamento ambientale e disastro ambientale. Allora, la normativa di riferimento è la legge Coreati, più precisamente i due nuovi delitti introdotti con la legge Coreati, ossia quello di inquinamento ambientale previsto oggi dall'articolo 452 bis e quello di disastro ambientale previsto dall'articolo 452 quater. Detta molto semplicemente, il criterio distintivo fondamentale fra inquinamento ambientale e disastro ambientale sta nell'entità, nella gravità del fatto e delle sue conseguenze. Si tratta di fattispecie di reato molto complesse e, diciamo, articolate anche nel rapporto fra loro. In realtà il reato di disastro ambientale è molto più ampio, molto più complesso, prevede ipotesi che riguardano anche l'incolumità pubblica, in particolare ciò che non è nell'inquinamento ambientale. Però se dovessimo individuare in maniera, come dire, immediata, sintetica, un elemento di distinzione fondamentale fra le due fattispecie di reato, fra i due delitti, potremmo certamente dire che l'entità del fatto, la gravità delle conseguenze, dell'impatto sull'ambiente, sulla matrice ambientale, è l'elemento distintivo fra le due figure. Infine, l'ultimo partecipante che mi pone una domanda, che mi pare il caso di riproporre qui, mi chiede sostanzialmente cosa accade se il responsabile dell'inquinamento non ha le risorse economiche per adempiere il progetto di bonifica eventualmente già approvato. La Cassazione si è occupata di un caso del genere, il diretto interessato aveva finito sotto processo, aveva addotto a sua giustificazione, cioè a giustificazione del fatto che non avesse adempiuto il progetto di bonifica già approvato, ha addotto a giustificazione il fatto sostanzialmente che non avesse soldi, che non avesse risorse economiche sufficienti per adempiere quell'obbligo. La Cassazione ha escluso categoricamente che la mera situazione di difficoltà economica
possa giustificare l'inadempimento del piano di del progetto di bonifica e conseguentemente possa far mandare assolto l'imputato dal reato. All'epoca, in quella questione specifica, si trattava del reato di cui all'articolo 257 del decreto legislativo 152 del 2006, che abbiamo già citato prima. Penso che con questo ho esaurito le più significative domande che mi sono state poste alla fine della lezione sui reati di omessa bonifica, lezione del 9 marzo scorso, lezione che ritroverete a breve su questo canale spezzettata in quattro parti, come sempre faccio per tutte le lezioni che tengo nel master, a partire dalla prima edizione. Su questo canale le trovate tutte. Io penso soltanto a questo punto di dovervi salutare. Se avete trovato utile questo video, vi chiedo una condivisione e soprattutto l'iscrizione a questo canale. Un saluto da Stefano Palmisano.